Ciao, eccoci nuovamente qui. Allora, questo è il video dei prodotti make-up che ho fatto ruotare nel mese di gennaio. Come sempre ci sarà qualche prodotto con cui mi ripeterò perché appunto mi capita spesso, per le nuove iscritte lo dico, mi capita magari di portarmi alcune cose che mi sono particolarmente piaciute o che non ho sfruttato come avrei voluto nel mese precedente, che riporto poi nel mese dopo. E allora parto subito, parto dalle basi viso. Questa base viso l'avevo già utilizzata il mese scorso, quindi stiamo parlando di dicembre, ma ho voluto portarlo ancora avanti in gennaio. L'ho utilizzato abbastanza, ma non quanto avrei voluto, però insomma ho altri prodotti che ho piacere di rimettere in pista e quindi questo lo metto temporaneamente da parte. Sto parlando del fondotinta Smashbox Studio Skin 15 ore Hour Wear Hydrating Foundation. Mi è piaciuto, mi piace moltissimo. Ripeto, non l'ho usato quanto avrei voluto. Infatti, me lo conferma il fatto che nel precedente punto di partenza, ma che non era il mese precedente, era ancora prima, appunto, la mia situazione era qui. L'ho fatto l'altro giorno e ne ho usato veramente pochino. Di questo, comunque, ne basta veramente poco perché dà, almeno per il mio gusto, dà non copre tantissimo, mettendone quanto ne metto io, ne metto qualche goccina per lato. Però mi piace perché dà un bel colorito uniforme, dà quel poco di glow, ma senza essere esagerato, e mi dà semplicemente un bel colorito uniforme. Mi piace moltissimo, non mi segna le pellicine e veramente non si sente sul viso. E stupendo sulla mia tipologia di pelle, che è una pelle normale. Secondo me, una pelle mista potrebbe ancora dare bene, magari lucidandosi un pochino sulla zona T. Sulle pelle grasse, non lo so, non lo consiglierei, anche perché appunto dice 15 ore di idratazione, quindi già un prodotto che va a dare idratazione. Non l'ho usato appunto, ripeto, tantissimo purtroppo e mi spiace, ma è un prodotto che mi piace molto molto molto. Questo io ce l'ho nella colorazione che si definisce Skin Light, Skin Tone Light, Undertone Neutral. Ce l'ho nella colorazione 2.12. Mi piace moltissimo, appunto, lo metto da parte. Poi un prodotto che mi ha rapito il cuore, in gennaio sono andata in fissa perché avevo la necessità di un prodotto sempre per la base viso, leggera ma è veloce da applicare. Avevo pensato a una BB cream, che attualmente ne avevo una in uso, che era quella di cui credo di avervene parlato il mese scorso. Era la BB Cream di Alchemilla. Purtroppo, però, sulla mia attuale condizione di pelle, che appunto è normale, non va bene perché mi va a seccare troppo. Quindi l'ho data in uso ad una mia amica. Le ho detto: tienila, usala, vedi un po' se ti piace. Se ti piace, te la tieni, se no me la restituisci. Però almeno mi porta un pochino avanti il prodotto, che è appunto buonici. E mi spiacerebbe farla andare a male con tanto prodotto dentro. E quindi non sapevo bene su che BB cream prendere, e allora mi è venuto in mente il Couchon. Il Couchon, ovviamente parliamo di prodotti non con Buoninci, perché non credo che ci siano Couchon con Buoninci, o almeno non ne ho trovato a basso costo. E quindi mi è venuto in mente Couchon. Couchon, ho guardato un pochettino su Amazon e sono incappata su un'offerta che insomma un prezzo abbastanza abbordabile su questa qua della famosa casa coreana Missha. L'ho pagato 12 euro e qualche spicciolo e c'era solamente, almeno in quel link da quel distributore, il numero 23. Non si leggerà mai, comunque il numero 23, che per me è perfetto, ragazzi, è perfetto. Veramente non fa stacco alcuno e è un prodotto che ho amato. Ho usato praticamente da metà mese di gennaio fino a fine mese, appunto. Lo amo, lo adoro. Vabbè, saprete tutto, insomma, com'è l'uso del fondotinta. Così, così mi dà una
appunto una coprenza sottile, una bellissima, mi fa una bellissima grana della pelle, mi rende la pelle luminosa, compatta, mi piace veramente tantissimo, lo adoro. Adesso appunto l'avevo messo poi di nuovo da parte un pochino per potermi concentrare alcune volte in più su quello di Smashbox, però veramente da metà mese in avanti ho utilizzato spesso e volentieri lui perché veramente mi è piaciuto tantissimo. Lo applico con la sua spugnetta andando appunto a picchiettare e distribuire il prodotto fantastico, meraviglioso. Pelle appunto non ha un'alta coprenza, ripeto, ma si stendeva benissimo, lo struccavo, mi durava tutto il giorno, lo struccavo poi la sera e un colorito uniforme, perfetto, meraviglioso. Adesso capisco quando si dice che i cushion coreani sono buoni prodotti, lo confermo, questo prodotto di Misha mi piace moltissimo. Poi parliamo dei prodotti occhi, gli ombretti che ho utilizzato nuovamente questa palette che mi piace tantissimo, che adoro, che è la Rodeo Belle di Zoeva e ha questi colori un po' diversi dal solito. Ho voluto appunto continuare ad utilizzarli, mi dispiace tantissimo metterla via perché mi piacerebbe utilizzarla ancora, ma insomma devo dare spazio, devo far girare altri prodotti, quindi purtroppo sono costretta a metterla via. Ma è bellissima almeno per la mia modalità di trucco, per la mia manualità, mi piace molto molto molto, ma la devo mettere via. Poi un'altra palette che ho utilizzato, che amo, che adoro veramente, mi piace tantissimo e sono combattuta se metterla via o meno, ma credo di sì, è questa palettina di MAC che mi sono voluta regalare credo a luglio o a giugno. La cercavo sempre online sul sito di MAC o nei negozi dove quando mi capitava di andare la cercavo, ma non la trovavo mai. Questa qui è la Burgundy Times 9 Eyeshadow per 9, quindi 9 ombretti della categoria Burgundy. Sono stupendi, stupendi. Mi sto sempre più convincendo che preferisco spendere a volte un pochino di più, concedermi poche cose nel mese. Ho deciso questa cosa qui, poche cose nel mese, ma di qualità. Adesso vabbè, è tanto che non compro. Nel mese di gennaio ho fatto solamente 3 acquisti piccolini, ho speso poco rispetto ad anni fa dove mi concedevo molto di più, ma tanta roba e veramente non ha senso alcuno andare a spendere ulteriormente. Questa palette è veramente stupenda, devo cercarmi di ricordare, vi faccio una foto perché così da video i colori non rendono, sembrano forse un po' tutti uguali, ma non lo sono. Meravigliosi, meravigliosi. Questi penso io che l'abbiano comunque concepiti a fasce, nel senso che un trucco creato con per ogni riga c'è un ombretto opaco e più scuro e un intermedio, quindi a mio avviso, insomma, ecco, li hanno concepiti per produrre dei trucchi con le righe. Ecco, per esempio, questo è veramente molto carino, questo è un pochino più malva e stupendo e anche questo è un pochino più da sera perché ha questi colori un pochino più scuri. Sono veramente stupendi, mi piacciono tantissimo, così freddi sulla mia palpebra, mi piace molto sulla mia palpebra e sul mio colorito, veramente meravigliosa. Vi stavo dicendo che non ho finito la frase, la cercavo da tempo appunto sul sito di MAC e non era mai disponibile. E l'ho trovata anche a prezzo un pochino inferiore, perché se non ero sul sito di MAC costa 40-42, l'ho trovato se non ero su Look Fantastic, sicuramente a 35 se non ricordo male, con spese di spedizione gratuite. Perché forse superavo i 20, non ricordo. Comunque, non ho pagato spese di spedizione, mi è arrivata in credo una settimana
mi piace tantissimo, veramente tanto, tanto, tanto. Ero indecisa se prendere questa. Inizialmente ce n'era un'altra, sempre con questo formato, che conteneva dei colori un po' più caldi, dei gialli, degli ocra, se non ricordo male. Però poi alla fine sono andata su questa, perché appunto ho meno palette con colori più freddi e non mi sono pentita affatto. È meravigliosa, l'amo, l'adoro, la qualità MAC, veramente, non ha eguali. Poi i prodotti per la base viso, vi mostro la terra che ho utilizzato di più, ma metterò un pochino da parte, ma essendo con Bonincci la voglio tenere sempre sotto mano. Questa stupenda, meravigliosa cipria, in verità, che però essendo un pochino più scura io uso come bronzer, che è appunto di Avril e nella colorazione Cuivre. È bellissima, veramente bella, si sfuma, che è una meraviglia. Non so se si vede che è un pochino intaccata, insomma, la superficie, perché l'ho usata molto, mi piace tanto e mi dura anche tanto. E quindi la terrò sicuramente in postazione per poterla utilizzare. E ho alternato questa con poi la terra che ho nel progetto di smaltimento, che è la Chocolate Soleil, che non ne vuole sapere di farsi in buco. Io continuo, continuo col pennellozzo più e più volte, giro dentro, ma niente, il buco non si vuole formare. Boh, prima o poi ce la farò. Poi vi mostro due illuminanti, uno l'ho usato un po' meno, questo qui a dire la verità, perché è un pochino più, l'ho già fatto vedere anche il mese scorso di Wet n Wild, un pochino più sbam, e insomma non sono tanto, sono più per gli illuminanti meno evidenti, quindi questo l'ho usato pochino, ma non lo so adesso se tenerlo ancora, magari sì. E ho voluto comunque utilizzare un po' di più perché voglio consumarlo, quello che ho nel progetto smaltimento, che è questo di una vecchia limited edition di Kiko. Questo qui è molto leggero e vado proprio con le ditozze a prenderlo e ne prelevo abbastanza bene, non si vedrà mai che è intaccato, perché comunque anche la superficie è un po' disomogenea di suo, quindi non si capirà, però insomma voglio cercare di portarla avanti, quindi ho utilizzato molto lei, proprio andando così con le ditozze, sta, sfatasciarmelo, che rimane veramente molto fine, sottile, non è un effetto troppo artificiale, quindi mi piace moltissimo. Poi vi parlo anche dei rossetti, no? Allora, poi abbiamo profumo del mese. Profumo del mese ho usato tantissimo e continuo ad amarlo, ve l'ho già fatto vedere in qualche altro video, penso sicuramente l'anno scorso. E questo profumo dei Tesori d'Oriente è veramente particolare, aromatico, stupendo, il Royal Wood dello Yemen, stupendo, speziato. Su di me permane tanto, speziato come una nata dolce, veramente, che adoro, mi fa impazzire e mi dura tanto sul corpo, addosso, sugli indumenti e sulla pelle, e quindi lo amo e lo adoro. Cerco di recuperarvi qualche riferimento, spero. E poi gli smaltini che ho utilizzato nel mese di gennaio, quali sono stati? Solamente due questa volta. Sì, ne ho usati tantissimi, esatto. Allora, inizio mese ho utilizzato questo qui, che forse avevo in uno dei video, qualche video fa, e non si vede niente della boccetta. Comunque è uno smalto di Bella OG, Gel Effect, i famosi. Credo che questo faccia parte, forse, non lo so, correggetemi se sbaglio, di una delle nuove numerazioni, non ho idea. È appunto questo berry scurissimo che sembra nero, ma è un berry. Forse si vede, è comunque appunto un color melanzana scurissimo, 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 ed è stupendo, ed è il numero 79 Berry Bramble, scritto Bramble, Berry Bramble, stupendo veramente. Ottimo, 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 mi è durato anche tanto, purtroppo sempre facendomi le bollicine, e credo che sia colpa di, non ho ancora capito esattamente se solo del top coat o abbinamento top coat e base.
Anche se in effetti questa base qui che sto utilizzando della P2, se lo uso con altri Top Coat, all'inizio non mi faceva fare le bollicine, quindi io non credo che sia lui. È abbastanza utilizzato, sono a metà boccetta, mi piace moltissimo ed è l'appunto P2 Long Lasting Base Coat della linea Oxygen. Non è affatto male, mi piace, ma ultimamente non lo sto più utilizzando perché non riesco a capire appunto il fatto che mi si formino le bollicine sullo smalto. E appunto il prodotto Top Coat che ho utilizzato quando mi sono uscite le bolle è questo qui di Bella Oggi sempre, ma non è il Top Coat quello più famoso, insomma conosciuto. Ne era uscito un altro recentemente che è appunto il Plump Effect, che rende le unghie molto belle, molto lucide, ma appunto nel mio caso mi escono le bollicine. Se qualcuno di voi l'ha utilizzato mi faccia sapere se dà lo stesso problema, boh, non riesco a capire perché mi escano. Poi l'altro smaltino che ho utilizzato che mi è piaciuto tantissimo, era veramente un bel colore, è questo qui di Collistar. Credo che sia l'unico di Collistar che ho, ed è lo smalto gloss effetto gel. Ed è il numero, quindi lunga durata pennello alta precisione, il numero 583 rosso rubino. È veramente stupendo. Dovrei aver fatto una foto, sì, perché ho una mia cara amica con cui ogni tanto ci mandiamo le fotine dello smalto della settimana, del mese, ecco, per parlare un po' di frivolezze e distrarci da altre vicende della vita, e quindi cerco di recuperarla e ve la metto qua. Comunque molto molto carino. Se avete altri colori di Collistar di questa linea qui da suggerirmi, sono ben accetti i suggerimenti. Questo smalto mi è durato anche abbastanza, ci ho fatto solamente un'applicazione per fare più in fretta, insomma non avevo voglia di star lì a perdere troppo tempo. Mi è piaciuta moltissimo comunque la stesura e del colore subito bello pieno, molto molto carino, mi è durato anche tanto. E quindi qua, le mie chiacchierozzole sono finite, 17 minuti e 20, va bene, non ho neanche esagerato, sono contenta. Va bene, spero di avervi tenuto compagnia, se vi fa piacere vi aspetto al prossimo video, grazie per la visione, ciao!